situazione delle transenne, perché secondo noi non hanno ragione di essere, in quanto i lavori sono bloccati e creano problemi, disagi, che sapete benissimo. Ve le facciamo vedere così, nel senso che le portiamo al protocollo e ve le diamo così, possiamo tecnologicamente avanzati. Possono protocollare anche qua. Possono protocollare anche qua, va bene, se portate a sintaco. Quindi sono diretti. Allora le portiamo direttamente. Ribadiamo queste cose qua e ne approfittiamo anche per chiedere com'è la situazione rispetto all'avanzamento dello stato della... Come ha già accennato il sindaco, sono in corso, continuano i rapporti con la direzione regionale a sua pretendenza verso un progetto condiviso che era auspicato dal ministro. Condiviso da chi? Quindi cioè, sono in corso adesso. Da chi? Condiviso da chi? Dal ministro. Condiviso tra i tecnici da noi incaricati, l'amministrazione e la direzione regionale. Gli architetti Vannetti Muren e gli architetti della soprintendenza della direzione regionale. Vabbè, noi come sai abbiamo chiesto al Ministero, alla soprintendenza, di essere anche noi ricevuti auditi. Stessa cosa chiediamo al Comune, perché questa procedura diciamo di contatto tra le varie istituzioni, i vari organismi decentrati o nazionali dello Stato e il Comune è quello che prevede la legge, quindi figuriamoci. Però magari anche avere anche più una conoscenza diretta tramite una consultazione di quello che state facendo, e soprattutto sulle piante mi risulta che dovrebbero essere messe in atto delle prove. Sì. Domenica mattina, poi ora. Stiamo confezionando un comunicato stampa per rendere edotta a tutta la popolazione e fare chiarezza che saranno fatte queste prove, sono tre prove, tipo di prove, la tomografia, la VTI e anche la prova del TA, proprio per cercare di capire che poi anche la soluzione condivisa abbia delle concrete basi. Ma quella del tirante si conosco, cioè, le altre sono, le conosce lo stesso, perché sono le solite. Sì, sono quelle che hanno fatto anche tomografia. Così finora come mai non c'è stata la necessità di fare queste prove su questi altri? Perché noi avevamo dato il progetto scontato, perché il progetto, ribadisco, quello autorizzato la soprintendenza. Sì, che li toglieva. Era senza certo, no, ma io volevo sapere, se non ci fosse stato questo progetto, questi alberi sarebbero stati sanissimi e no, perfettamente. Noi avevamo previsto nel progetto. Quello volevo capire. Noi avevamo previsto nel progetto e abbiamo l'autorizzazione della soprintendenza nel colore giallo, che è la convenzione per definire la demolizione. Quindi noi davamo per scontato che questi alberi anche durante il cantiere non ci fossero più stati, tant'è vero che avremo iniziato. No, ma io è un'altra domanda che avevo fatto io. Io volevo capire se non ci fosse stato questo progetto e quindi la piazza avesse dovuto rimanere. Dovuto fare le prove come mi permetta. Come, in tutta la come l'abbiamo fatto da tantissime parti della città. Esatto. Ma finora come mai non sono mai, mi risulta che siano mai state fatte in tutti questi anni, questi 70 anni. No, ma la è tono. Io volevo ribadire come cosa. Mai in tutti questi anni. Chiede una cosa, però vorrei coglierlo che schiaffi da tutti, in modo gratuito. Nessuno schiaffa, no, ma anche per dialogare. Io volevo ribadire che noi abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, non sono mai state fatte le verifiche sulla stabilità degli alberi. Quando mi si dice a me che sono Attila, che demolisco gli alberi, taglio, non è vero, perché noi abbiamo tagliato gli alberi, quelli pericolosi o malati, e li abbiamo tutti sostituiti, anzi ne abbiamo messi 1000 di più nel saldo, a seguito proprio delle verifiche di stabilità che sono state fatte. Noi quando abbiamo fatto le verifiche di stabilità anche su via La Mendola o via La Garibaldi, ma da tantissime altre parti, a seguito di quelle poi è derivata una pericolosità da questi schemi. E allora sì che dobbiamo tagliarli. Su Piazza Verde non l'abbiamo fatta perché avevamo il progetto della demolizione, semplicemente ora che c'è questa soluzione con mica 30 però, mica 30 anni o 10 anni o 15 anni. Negli ultimi, da quando ci siamo noi abbiamo fatto queste verifiche. Punto.